Buonasera, David Sesa, ex giocatore di Napoli e Lecce. Sì, buonasera. Allora, c'è questo Napoli che sta facendo un ottimo campionato. Come sta vedendo la squadra di Mazzarri? Sì, sto facendo veramente un buon campionato fino adesso. Non me l'aspettavo così avanti, sinceramente. Però bisogna anche dire che il reparto offensivo del Napoli è veramente un reparto molto importante con dei giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Infatti Lavezzi, Hamsik, Cavani è veramente gente che a livello mondiale penso ormai sia il top. Per cui sono loro sicuramente i grandi trascinatori di questo Napoli e merito loro soprattutto in fase offensiva, ma anche merito tutta la squadra magari di avere ormai raggiunto un equilibrio importante che poi riescono a fare dei risultati anche importanti, come si è visto fino adesso. Sì, Davide, sicuramente insomma è una squadra molto qualitativa in attacco, però non credi che manchi qualche alternativa proprio nel settore avanzato? E un'altra domanda che ti volevo fare, se credi che questa squadra possa effettivamente ambire alla zona qualificarsi alla Champions? Allora, secondo me il Napoli aveva preso qualche alternativa a Cristiano Lucarelli, che Mazzarri sicuramente lo riteneva un'alternativa valida per l'attacco, no? Purtroppo poi si è infortunato e allora gli è mancato proprio questa alternativa fino adesso, anche se si deve dire che tra European League e campionato è andato abbastanza bene. Però è vero che un attaccante in più magari poteva fare ogni tanto riposare anche qualcuno dei titolari. Poi certamente il Napoli si può qualificare per la Champions League, bisogna anche avere un pizzico di fortuna perché con Napoli ci sono altre grandi società che vorrebbero raggiungere questo traguardo, però sta in lotta, sta in corsa con tutte le altre, ha tutte le carte in regola per entrare nei primi quattro a fine di questo campionato. Bene, Davide, un'ultima domanda proiettandoci alla sfida di domenica contro il Lecce, appunto squadra che ben conosci. Come vedi questa partita con il mister De Canio che sta rimettendo in corsa il Lecce per la salvezza? Una partita aperta a tutti i risultati o pensi che il Napoli debba assolutamente vincere una vittoria scontata? Vabbè, il Napoli adesso ha dei traguardi importanti, Lecce si deve salvare. Io ho visto domenica la partita del Lecce, ho visto anche quella del Napoli. Il Lecce è una squadra che subisce molti gol, forse la squadra che ha subito più in campionato. Ha vinto col Chievo una partita che doveva vincere assolutamente per rimanere in corsa per la salvezza. L'ha vinta, però con tanti problemi. E il Napoli ho visto una squadra molto, molto in salute. Penso che giocando a Napoli, il Napoli sicuramente è strafavorita, però nel calcio ci sta tutto, ci sta anche che Lecce è una grandissima partita e riesce magari a portare via un punto. Però sulla carta penso che il Napoli sia assolutamente favorita. Bene, Davide, allora noi ti ringraziamo per il tuo intervento d'Aria Azzurri. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Arrivederci.